Torna per la quinta volta tutta in rete la manifestazione di solidarietà e sport che vedrà 12 ore di calcio a 7 femminile e 8 ore di calcio a 7 maschile. Lo scopo dell'evento, che si svolgerà l'8 settembre presso il centro sportivo San Filippo di Brescia, è puramente benefico. Nello specifico, il ricavato sarà devoluto all'Aisla Onlus, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, la quale sostiene i malati di SLA e i loro familiari. In particolare si sosterrà il progetto 4 ruote e una carrozza per contribuire all'acquisto di un mezzo di trasporto idoneo che darà la possibilità ad un malato di SLA di uscire di casa per qualsiasi necessità. Il torneo femminile inizierà alle 10 e terminerà alle 22, mentre il fischio d'inizio per il torneo maschile sarà alle 14. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.tutteinrete.net. Il calcio d'inizio della manifestazione sarà alle ore 10 di sabato 8 settembre, appunto con il calcio d'inizio del torneo della 12 ore maschile, e terminerà quindi alle ore 22. Quello maschile invece, che è un torneo vero e proprio, inizierà alle ore 13. Siamo riusciti a coinvolgere 18 squadre maschili e più di 170 atlete invece femminili. La particolarità di questa manifestazione è che, per quanto riguarda la parte femminile, l'iscrizione è individuale, quindi siamo state noi a creare le diverse squadre che scenderanno in campo sotto un'unica bandiera, che è la beneficenza. L'ente scelto per quest'anno, per la nostra quinta edizione, è l'associazione Aisla Onlus, che si occupa di sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica.